Allora, io mi chiamo Emidio e ho iniziato da molto presto a suonare praticamente per l'intercessione dei miei genitori che sono stati sempre innamorati della musica. Ho iniziato lo studio del pianoforte quindi molto presto, per mia sfortuna poi non ho completato gli studi perché ho preso altre direzioni, mi sono specializzato nella musica elettronica, nell'utilizzo di strumenti musicali diciamo più sofisticati e ho iniziato verso i 13-14 anni a suonare con i primi gruppi, quindi le prime esperienze proprio da tastierista. Verso i 16-17 invece ho iniziato a cantare e ho scoperto che era quella poi alla fine la mia vera passione. Ho iniziato quindi a fare piano bar, proprio quello classico che oggi quasi non c'è più, cioè un pianoforte, una voce, nient'altro. E poi ho continuato la mia esperienza con diverse band. Attualmente sono tastierista e cantante di due band, o meglio, sono tastierista e cantante di una band e cantante di un'altra band. Tastierista e cantante nei Coromè, è un gruppo con cui facciamo cover in giro per i locali, piazze, in tutta la Sardegna, e se capita chiaramente anche fuori. Sono cantante di un'altra band progressive metal che si chiama Jess Dichotomy. Come vedo il mio futuro? Vediamo. La musica per me è una parte non importante ma fondamentale della mia vita. Diciamo che tutta la mia vita è sempre praticamente stata costruita attorno alla musica, anche per quanto riguarda i miei affetti, perché mia moglie è una cantante, musicista anche lei, noi ci siamo praticamente innamorati durante situazioni musicali e ancora oggi ci capita molto spesso di esibirci insieme. Le mie figlie sono lo stesso, innamorate del canto e della danza, quindi sinceramente credo che non smetterò mai di fare musica, non smetterò mai di cantare, finché mi reggerà il fisico io sarò sempre su un palco e con una tastiera davanti e un microfono davanti alla bocca. Ciao a tutti!